Ciao a tutti ragazzi, io sono Captain Nerd, ben ritrovati su Chuck e Azione. Bene, oggi parleremo di Avatar 2, ragazzi. Avatar 2, il nostro James Cameron, a distanza di più di una decina d'anni, ci ha riportato sul grande schermo in risoluzione 3D, IMAX, insomma in tutta la sua spettacolare definizione, con una maestosità pazzesca nelle ambientazioni, nei paesaggi, nella colonna sonora. Ci ha fatto vedere la continuazione del suo primo capitolo relativa al nostro Jake Sully, regalandoci pure delle scene di una spettacolarità disarmante, con questo arrivo di questa specie di cetacei chiamati Tulkun, e persino regalandoci anche una profondità degli abissi per quanto riguarda tutto ciò che è acqua. Ragazzi, si chiama la Via dell'Acqua per un motivo, e tutto ciò che riguarda i fondali sono cosa veramente spettacolare che nessun altro film può regalarci allo stesso modo. Il vero motivo per cui ho fatto questo video è proprio per parlarvi di un omaggio. James Cameron, a distanza di anni, ha voluto comunque omaggiare il suo primo grande successo, che è stato il Titanic, il suo primo film di grande successo, e lo ha fatto con una parte conclusiva di questo Avatar 2 molto, diciamo, similare a quello che era la catastrofe di un'imbarcazione, che, se vi ricordate bene, il finale di Avatar 2 si conclude con una battaglia finale sopra un'imbarcazione, in cui tutto quello che succede provocherà poi l'affondamento. E con questo ci ha voluto un po' far ritornare a distanza di 25 anni, in cui la bellissima nave che era il Titanic affondava, lasciando moribondi Jake e Rose. Non per niente si chiama Jake anche questo nuovo protagonista, ma penso sia solo una coincidenza che il protagonista del Titanic e quello di Avatar hanno lo stesso nome. Va bene, spero sia solo una coincidenza. Poi da Jack a Jake c'è una piccola differenza, no? Quindi per lì va bene. Non tutti lo hanno notato perché comunque sono film differenti, uno si basa su una cosa accaduta realmente, uno è totalmente inventata, fantascienza, eccetera. Però comunque ci sono quelle piccolezze che, se vai a paragonare tra di loro i film, tu le noti, capito? Tipo questa cosa di Jake, io non me ne ero accorta fino adesso mentre sto facendo questo video, capito? Quindi anche questa cosa mi sta gasando a bestia. E niente, se pensate che sia stato fatto tutto a caso, secondo me è no, perché il nostro Cameron comunque è un regista di alto rilievo, a queste cose ci pensa e sono convinto che non è neanche l'unico degli easter eggs che fanno paragone a Titanic, capito? Tutto lì. In ogni caso, gli effetti visivi e le tecniche ultra avanzate di questo regista ci ha di nuovo portato a farci piacere la bellezza delle poltrone del cinema a luci spente e il rumore dei popcorn e il rimanere seduti all'interno di una sala con delle persone sconosciute. Quindi James Cameron, continua così, vai avanti per la tua strada, che a prescindere dalla sceneggiatura o da altre critiche che possono portarti e buttarti addosso, tu prosegui per la tua strada che vedrai che comunque farai sempre bene se il tuo obiettivo rimarrà sempre l'ambientazione, la grafica e la definizione. Tutt'al più, attualmente Avatar 2 ha superato la soglia dei 2 miliardi di dollari di incasso al botteghino. Quindi ha superato anche Spider-Man No Way Home e chi lo sa dove arriverà e dove finirà. Tutto questo lo scopriremo nelle prossime settimane e non ci resta che aspettare. Comunque ragazzi, sono arrivato alla conclusione di questo video. Spero che sia stato di vostro gradimento, di vostro interesse e che vi sia piaciuto. Seguiteci su Chuck e Azione, che veramente siamo aggiornatissimi su tutto ciò che è il mondo del cinema. E niente, ci rivediamo presto al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!